Questo è uno dei passi fondamentali di Nietzsche e in generale per comprendere questa cultura, questa filosofia, questo pensiero del tramonto e nello stesso tempo dell'estremo pericolo, perché si tratta di capire per Nietzsche se sapremo tramontare. Poi lo vedremo meglio, ma già da queste battute capite che non è che Nietzsche abbia nostalgia per un'epoca che ritiene del tutto tramontata, sia un'epoca aristocratica che un'epoca grande borghese. Nel 1830 muoiono insieme Hegel e Goethe. Non vi è alcuna possibilità di restaurare quella filosofia e quella visione del mondo. È scoppiato un grande incendio in Europa tra 30 e 48. È un incendio che forse si calmerà in quel modo con la Prima Guerra Mondiale. Solo allora un nuovo ordine si stabilisce. La seconda metà dell'Ottocento, che malamente si intende come Belle Époque o Gaia Apocalisse, in realtà è un'epoca in cui l'Europa, dice Nietzsche, è torturata dal dubbio, è un'Europa indecisa tra velleità restauratrici e sogni e impeti rivoluzionari. L'incendio è scoppiato, ma cosa si fa quando c'è un incendio? Lo si deve spegnere o quell'incendio produce energia? Produce movimento nuovo. Quell'incendio va agito, filosofia della prassi, Marx, ma per certi versi anche Nietzsche, filosofia dell'avvenire, o bisogna spegnerlo in qualche modo? Come si fa a governarlo? Europa indecisa, Europa in dubbio, Europa torturata dal dubbio, Europa senza misura, perché non hai più metri, misure con le quali comprendere questa crisi. La crisi si avverte, si conosce, i termini della lotta che agita l'Europa e tra le potenze europee sono noti, ma chi li governa? Chi è in grado di guidarli? Chi è in grado di dare un senso a questa crisi? Chi è in grado di dare alla società europea una destinazione comune? O ha solo un destino questa Europa? Quel destino che poi guiderà, sprofonderà nella Prima Guerra Mondiale. È un momento di grande indecisione e nessun autore lo rappresenta con più forza di Nietzsche, non c'è dubbio alcuno. Nietzsche è l'evento di quest'epoca, come è stato anche detto, no? E non da persone che avevano particolare simpatia per lui, ma è un evento perché radicalizza i termini della crisi, ne fa vedere l'epocalità. Fa vedere la inconsistenza ormai delle vecchie tavole di valori e però di fronte a questa decadenza qual è la prospettiva, qual è il superamento possibile, qual è non dico la soluzione di nuovo, ma come guidare questi processi. Sarà possibile amletismo in qualche modo, se volete, dell'Europa, no? Indecisione. È chiara la crisi e non è chiaro affatto il modo in cui questa crisi possa essere superata. Di nuovo in Nietzsche sentirete la diagnosi anche spietata della situazione, la luciferina chiarezza con cui vedi i termini della crisi dei valori tradizionali, la radicalità con cui affronta questo problema e nello stesso tempo l'oltre. E l'oltre qual è? E l'oltre quale può essere? Nelle filosofie del tramonto e della crisi, che poi analizzeremo più partitamente nella seconda parte di questo incontro, vedremo appunto come nessuna di queste filosofie, di queste correnti, sia stata poi in grado di, non di prevedere, perché ahimè prevedono, ma di contenere la strada che ha condotto poi l'Europa al precipizio del primo grande conflitto mondiale.
i brani che adesso verranno letti di Nietzsche e di Spengler sono il quadro più disincantato e realistico e profondo a un tempo di questa crisi. Friedrich Nietzsche, genealogia della morale. Che significano gli ideali ascetici? Aforisma 12. Ammesso che una tale volontà vivente di contraddizione e di contronatura sia spinta a filosofare, su che cosa darà libero sfogo al suo più intimo arbitrio? Su quanto viene avvertito con la massima sicurezza come vero, come reale. Essa cercherà l'errore proprio laddove il vero e proprio istinto vitale impianta la verità nel modo più incondizionato. Ricusare fede al proprio io, negare a se stessi la propria realtà. Quale trionfo! Ormai non più semplicemente sui sensi, sull'evidenza, una sorta molto più elevata di trionfo, una violenza e una crudeltà esercitate sulla ragione. Voluttà questa che giunge al suo culmine allorché l'ascetico autodisprezzo e autodileggio della ragione decreta: esiste un regno della verità e dell'essere, ma proprio la ragione ne è esclusa. Proprio come uomini della conoscenza, non dobbiamo infine mancare di riconoscenza verso tali risoluti rovesciamenti delle prospettive e delle valutazioni consuete, con le quali troppo a lungo lo spirito ha, in guisa apparentemente empia e senza alcun vantaggio, imperversato contro se stesso. Vedere a questo modo, per una volta, diversamente. Voler vedere diversamente è una non piccola disciplina propedeutica dell'intelletto alla sua futura obiettività, intesa quest'ultima non come intuizione disinteressata, che come tale è un non concetto e un controsenso, bensì come la facoltà di avere in proprio potere, di scombinare, combinare il nostro pro e contro, cosicché si sa utilizzare per la conoscenza proprio la diversità delle prospettive e delle interpretazioni affettive. D'ora innanzi, guardiamoci meglio, infatti, signori filosofi, dal pericoloso antico favoleggiamento concettuale che ha impiantato un puro io senza volontà, senza dolore, atemporale soggetto della conoscenza. Guardiamoci dalle prensili braccia di tali concetti contraddittori come pura ragione, assoluta spiritualità, conoscenza in sé. Qui si pretende sempre di pensare un occhio che non può affatto venir pensato, un occhio che non deve avere assolutamente direzione, in cui devono essere troncate, devono mancare le forze attive e interpretative. Qui, dunque, viene sempre preteso un controsenso e un non concetto di occhio. E invece esiste soltanto un vedere prospettico, soltanto un conoscere prospettico. E quanti più affetti lasciamo parlare sopra una determinata cosa, quanti più occhi, differenti occhi, sappiamo impegnare in noi per questa stessa cosa, tanto più completo sarà il nostro concetto di essa, la nostra obiettività. Ma eliminare in genere la volontà, sospendere tutte quante le passioni, ammesso che di questo fossimo capaci. Come? Non significherebbe forse
castrare l'intelletto? Friedrich Nietzsche, Genealogia della morale, aforisma 27. Che cosa? Domandiamocelo col massimo rigore. Ha veramente trionfato sul Dio cristiano? La risposta sta nella mia Gaia Scienza. La stessa moralità cristiana. Il concetto di veracità preso con sempre maggior rigore. La sottigliezza da padri confessori della coscienza cristiana tradotta e sublimata nella coscienza scientifica, nella pulizia intellettuale a qualsiasi prezzo. Riguardare la natura come se essa fosse una dimostrazione della bontà e della protezione di un Dio. Interpretare la storia in onore di una ragione divina, come costante testimonianza di un ordinamento etico, di finali intenzioni etiche. Spiegare le proprie esperienze come le hanno abbastanza a lungo spiegate uomini religiosi, come se tutto fosse una disposizione, tutto fosse un cenno, tutto fosse concepito e preordinato per amore per la salute dell'anima. Questo ha ormai fatto il suo tempo. Ha la coscienza contro di sé e per tutte le coscienze sensibili qualcosa di sconveniente, di disonesto, una menzogna, roba da donnicciole, debolezza, viltà. Grazie a questo rigore, se non altro noi siamo appunto buoni europei ed eredi del più lungo e più valoroso autosuperamento dell'Europa. Tutte le cose grandi periscono a opera di se stesse per un atto di autosoppressione. Così vuole la legge della vita, la legge del necessario richiamo. Patere legem quam ipse tulisti. In tal modo il cristianesimo come dogma è crollato per la sua stessa morale. In tal modo anche il cristianesimo come morale deve ancora crollare. Noi siamo alla soglia di questo avvenimento. Avendo la vericità cristiana tratto una conclusione dopo l'altra, trae infine la sua più drastica conclusione, la sua conclusione contro se stessa. Ma questo avviene quando essa pone la questione: che cosa significa ogni volontà di verità? E a questo punto tocco ancora una volta il mio problema, i nostri problemi. I nostri problemi, cari amici, sconosciuti, giacché ancora io non so di alcun amico. Che senso avrebbe tutto il nostro essere, se non quello espresso dal fatto che in noi, codesta volontà di verità, sarebbe diventata cosciente a se stessa come problema? Per questa progressiva autocoscienza della volontà di verità, a partire da questo momento, non v'è alcun dubbio, va crollando la morale. Un grande spettacolo in 100 atti che viene riservato ai 2 prossimi secoli europei, il più tremendo, il più problematico. Ma forse anche il più ricco di speranza tra tutti gli spettacoli. Oswald Spengler, Il tramonto dell'Occidente. Parte seconda, Prospettive della storia mondiale. Capitolo quinto. Il mondo delle forme della vita economica, la macchina.
cosa affatto diversa dall'antica è la tecnica faustiana, che fin dai primissimi giorni del gotico irrompe con tutto il suo pathos della terza dimensione nella natura per dominarla. Qui e qui soltanto il congiungersi del sapere con le applicazioni del sapere appare naturale. La teoria è già in partenza un'ipotesi di lavoro. Il pensatore antico contempla, come il dio di Aristotele, quello arabo cerca, quale alchimista, la sostanza magica, la pietra filosofale, grazie alla quale si possono possedere senza fatica i tesori della natura. Quello occidentale, invece, vuole dirigere il mondo secondo il proprio volere. L'inventore e lo scopritore faustiano sono qualcosa di unico nel loro genere. L'impeto elementare del loro volere, la forza illuminante delle loro visioni, l'energia inflessibile della loro riflessione pratica debbono apparire inquietanti e inintelligibili a chiunque li consideri dal punto di vista di altre civiltà. Ma a noi tutti sono passati nel sangue. L'intera nostra civiltà ha un'anima da scopritore. Scoprire ciò che non si vede, trarlo nel mondo illuminato dello sguardo interiore per potersene impadronire. Questa fu, fin dal primo giorno, la passione più tenace della civiltà faustiana. Tutte le sue maggiori scoperte si sono maturate lentamente nel profondo. Sono state annunciate e provate da precursori per poi prorompere con la necessità di un destino. Esse tutte erano già vicine nelle speculazioni compenetrate di religiosità dei monaci del primo gotico. Proprio qui si può scorgere l'origine religiosa di tutto il pensiero tecnico. Questi inventori, che nelle celle dei loro conventi, pregando, digiunando, strappavano a Dio i suoi segreti, sentivano in ciò un servizio divino. È qui che è nata la figura di Faust, questo grande simbolo di un'autentica civiltà di inventori. La scienza experimentalis, come Ruggero Bacone definì per primo l'indagine della natura, l'interrogazione violenta della natura per mezzo di leve e di viti, ha dato inizio a ciò il cui risultato ci sta oggi dinanzi agli occhi, lo spettacolo di pianure cosparse di camini di fabbriche e di altiforni. Coi milioni e i miliardi dei cavalli vapore, la densità della popolazione raggiunge un livello che nessun'altra civiltà avrebbe mai ritenuto possibile. Questo aumento è conseguenza della macchina, la quale vuole essere servita e diretta, in cambio centuplicando le forze di ogni individuo. È con riferimento alla macchina che la vita umana va ora a rappresentare un valore. Il lavoro diviene la grande parola d'ordine del pensiero etico. Già nel XVIII secolo, esso, in tutte le lingue, aveva perduto il suo significato negativo originario. La macchina lavora e costringe l'uomo a lavorare insieme ad essa. Tutta la civiltà è giunta ad un tale grado di attivismo che sotto di esso la terra trema. Ma proprio per tale via, l'uomo faustiano è divenuto schiavo della sua creazione. Nelle sue azioni, così come nelle sue abitudini di vita, egli sarà spinto dalla macchina in una direzione sulla quale non vi sarà più tregua, né possibilità di tornare indietro.
cerchiamo di collegare i due autori. Naturalmente il secondo Spengler, pur essendo veramente profetico sotto certi aspetti per quanto riguarda, diciamo, gli sviluppi della civiltà della tecnica, non è certo Nietzsche per quanto riguarda profondità di pensiero e di critica sulle tradizioni e sui valori costitutivi della civiltà occidentale. Ne avverte la crisi, avverte che è impossibile riprodurli, che è impossibile ripeterli, avverte che sono arrivati ad un punto del loro sviluppo per cui necessariamente debbono essere in dubbio, no? Posti in discussione e in dubbio. Non è, naturalmente qui andrebbe letto Nietzsche nella sua interezza, ma non è che la sua sia una critica semplicemente negativa o dissolutiva o nichilistica nel senso banale del termine. Avete inteso anche dei brani letti come comprenda bene, e non era semplice, la connessione stretta tra forme di spiritualità e di religiosità proprie della nostra tradizione e anche l'avvento, e anche Spengler ripete questa prospettiva, no? E l'avvento di una civiltà propriamente dominata dalla razionalità scientifica, dalla scienza experimentalis. Comprende che vi sono radici spirituali profonde nell'affermazione appunto della civiltà moderna come certissimamente dominata dalla razionalità scientifica. E avverte come questa, e Spengler ancora più a fondo, come le conseguenze etico e le conseguenze culturali nel senso antropologico dell'affermarsi di questa civiltà, no? La tecnica è infinitamente più che tecnica. La tecnica non è un insieme di mezzi. La tecnica si basa su una visione del mondo, su quella filosofia, come emerge chiaramente da queste pagine, su una vera visione del mondo, cioè quella per cui a noi è dato, alla nostra ragione è dato, un pieno dominio sull'essente. La nostra ragione ha questa capacità, è capace di questo. E naturalmente la conseguenza di questo è che noi riteniamo di avere pieno potere anche su quell'essente che noi stessi siamo. La conseguenza inesorabile della tecnica che Spengler chiama faustiana è questo, no? Perché mi devo arrestare? Perché la mia volontà di sapere dovrebbe arrestarsi alla capacità di comprendere e comprendendo dominare l'essente fuori di me? Perché la mia tecnica non deve giungere a determinare la mia stessa vita? È inesorabile questa conseguenza. Se l'essente è ritenuto qualcosa in mia mano, non può che essere tutto l'essente, quindi me stesso. La tecnica faustiana, liberata da ogni vincolo di tipo etico, liberata da ogni antico valore, va in quella direzione inesorabilmente. Lo comprende Nietzsche. La volontà di sapere diventa volontà di potenza a tutti gli effetti, perché il sapere dell'Europa moderna è un sapere strettamente legato al potere, è un sapere scientifico che è tutt'uno con la tecnica, quindi strettamente legato al potere, perché non c'è tecnica moderna se non nell'ambito di rapporti di produzione, nell'ambito di rapporti di tipo economico, finanziario. Non può svilupparsi liberamente la grande tecnica moderna contemporanea. E la scienza è strettamente connessa, scienza sperimentale strettamente connessa alla dimensione tecnica e perciò tecnico-economica.
produttiva. Discorso che fa Marx, discorso che è assolutamente analogo troviamo nei filosofi suoi coevi. Allora il problema non è quello di credere che questi autori, gli autori della crisi o del tramonto, esaltino questa prospettiva. Bisogna fare attenzione, non sono degli apologeti di questa prospettiva. Per Spengler questa prospettiva è un destino, lui non la qualifica, né ci piange sopra né la deride, la vede come un destino, e se non seguiremo dall'interno il carro del destino lo seguiremo in catene, come i prigionieri che seguivano il trionfo degli imperatori romani. Per Nietzsche è diverso. Per Nietzsche vi è qualcosa che può eccedere questa prospettiva nichilistica, propriamente intesa. Io intendo nichilismo come quella prospettiva filosofica, culturale o quella visione generale del mondo per cui l'essente per sé è niente. Perché? Perché non è che quello che io posso fare di lui. Quindi in sé è niente. Sono io, è il mio io, quell'io che Nietzsche critica, che Nietzsche smonta. Quella superpotenza dell'ego trascendentale, dal cui punto di vista tutto è compreso e dal cui punto di vista tutto è manipolabile e trasformabile. Nietzsche critica questa prospettiva, decostruisce questa prospettiva, e oltre questa prospettiva che ha in sé la liquidazione dei valori tradizionali, ma non nel senso che questi valori non la portassero in sé. Avete letto e avete sentito quella pagina di Nietzsche, straordinaria da questo punto di vista, no? Quella volontà di sapere nasce dal cuore stesso del grande ascetismo, anche proprio della spiritualità cristiana. Sapersi astrarre da ogni interesse immediato, da ogni soddisfazione immediata, per comprendere che cosa è il linguaggio della natura, come linguaggio divino. Questo atteggiamento nei confronti dell'essente, che è proprio, che deriva diritto dal dogma stesso dell'incarnazione. Senza questa prospettiva non vi sarebbe stata scienza, non vi sarebbe stata tecnica di questa Europa. Quindi siamo un compimento di quella fase. E allora per Nietzsche c'è un problema in qualche modo sì di nuova filosofia, di oltre filosofia, perché la filosofia che abbiamo alle spalle a questo compimento conduce, ma anche di una forma anche di nuova religiosità, no? Contemporaneo praticamente di Nietzsche è Kierkegaard. La filosofia della crisi e la filosofia del tramonto c'ha un aspetto propriamente filosofico, c'ha un aspetto scientifico che qui non possiamo affrontare, ma in quest'epoca è l'epoca che maturano la crisi dei fondamenti anche nelle scienze fisiche, nelle scienze matematiche, no? Mach, eccetera. È da questa crisi dei fondamenti che nascono gli Einstein. Quindi vi è una crisi anche dei fondamenti scientifici, filosofici, ma vi è anche una crisi di religiosità. Quelle forme di religiosità che in qualche modo si intrecciano con lo sviluppo di questa visione del mondo, per cui è l'io trascendentale, l'io puro, la ragione pura, che indirizza le procedure scientifiche nel senso della loro utilitas, nel senso di quella tecnica di cui ho parlato, anche questa religiosità va messa in dubbio. Bisogna scoprirne forme nuove, bisogna che, come vi può essere un'oltre filosofia, vi può essere una forma quasi di oltre religiosità rispetto alle forme tradizionali. È la religione
è il salto di Kierkegaard, no? Fuori da una religione che è una religione che si accomoda sulla tradizione, che si accomoda sul già detto, che lo mette, che lo vuole interrogare, che lo vuole interrogare dal punto di vista della esistenza del singolo e della sua angoscia, rispetto a questa crisi, della sua angoscia rispetto all'Europa torturata dal dubbio. Ma anche un altro elemento che non emerge direttamente da queste letture e che pure è essenziale per comprendere l'epoca e che riguarda appunto la crisi dell'Europa. Come si sviluppa materialmente questa crisi? Nietzsche lo dice, con lui altri, Marx. Il suo discorso è questo. Il processo di globalizzazione, diremmo noi oggi, che è condotto essenzialmente dalle forze del commercio, dell'economia, della finanza, già allora si vedeva. Il sistema capitalistico di produzione è globale per la sua essenza, non è che gli capiti di esserlo, è globale. Diceva un grande papa dell'Ottocento, no? Ubi pecunia, ibi patria. La pecunia non ha patria. Finge di averla, può fingere in qualche momento, ma per la sua essenza, non è la sua colpa, è la sua essenza, la sua quiditas. È globale. Bene, siamo tutti per la globalizzazione, no? In qualche modo. Ma la globalizzazione condotta appunto secondo le potenze dell'economia e del commercio, dice Nietzsche in modo in pagine fondamentali con Marx, mette in crisi l'assetto statuale europeo. L'Europa si configura per tanti stati sovrani, ma con tutta questa molteplicità di stati sovrani come fa a tenere il passo appunto con i processi di globalizzazione? Ancora il borghese aveva un rapporto con il luogo, ma il grande capitale finanziario cessa di averlo. È il dramma che nessun romanzo rappresenta meglio di Buddenbrook, di Mann, no? Il passaggio da un capitalismo borghese a un capitalismo globale di carattere finanziario. Questo spiazza l'Europa, spiazza l'economia europea tradizionale, ma spiazza anche la forma degli stati. Gli stati europei lottano per l'egemonia e non si accorgono di essere arretrati rispetto ai processi economici, finanziari, commerciali, scientifici, culturali, tecnici. Già allora comincia quella sfasatura che diventerà sempre più drammatica, no? Si fanno guerre fratricide in Europa, senza accorgersi del carattere reazionario di queste guerre per l'egemonia. Ma che egemonia volete avere voi, staterelli europei, gli dice Nietzsche? Che egemonia volete ottenere uno o l'altro di questi stati? Quindi indirettamente, già con questi grandi autori, Tocqueville, Nietzsche, emerge l'esigenza di un pensare l'Europa, no? come non solo in grado di superare le sue lotte fratricide, ma di congiungersi, di federarsi, per usare la bella parola leopardiana, no? Di federarsi per continuare ad avere un senso e un potere. Federarsi, quell'idea di arcipelago che prima Dionigi ricordava, federarsi, diventate arcipelago. Vi è un insieme di identità, ma un insieme. Appartenete a una cultura diversa al suo interno, costruita per differenze, ma soltanto se vi riconoscerete in questa superiore unità potrete avere un senso. Avrete sempre meno un senso dal punto di vista di una egemonia politica, militare, economica, perché nascono grandi potenze, e questo lo diceva Tocqueville, esaltato da Nietzsche. Nietzsche diceva
che i due geni dell'Ottocento erano Tocqueville e Stendhal, e detestava quasi tutti i suoi connazionali tedeschi, come noto. E dicevano questo: sono nate grandi potenze, grandi imperi, sempre meno voi staterelli europei potrete puntare all'egemonia, ma se vi federaste diventereste un grande spazio anche voi, e un grande spazio che forse può portare una luce in questo mondo. Quale luce? Una luce che spesso non avete visto, un logos che non avete udito secondo il suo etimo, che è esattamente quello dell'arcipelago, no? Il logos, collegare, unire diverse identità, analogia, vedere ciò che le può far comprendere o fraintendere l'una l'altra e sforzarsi in questa direzione. E non potrebbe essere questa la luce, il faro che l'Europa porta in questo mondo? Badate che questa è la speranza che emerge anche direttamente e indirettamente da parole così apparentemente disperate come quelle di Nietzsche. Una vecchia filosofia alla fine, una vecchia religione, una vecchia religiosità è alla fine. Nessuna superstizione, cioè nessuna volontà di stare sopra il già detto, il già fatto, ma nemmeno di seguire il carro del destino, no? Così in catene, no? L'Europa può ancora dare questa luce e ascoltare questa sua parola, perché è una parola sua, un suo logos. Vi è stato certamente anche il logos della volontà di potenza impositiva, vi è oggi il logos di una tecnica che ritiene che il suo potere sia là dove si ferma e non ha nessun altro problema. Dove è giunto, lì posso, arrivo dove posso, e ormai posso appunto determinare anche la vita di quell'essente che sono, perché questo è il limite dell'attuale tecnica. Certo, c'è tutto questo timbro anche nel nostro logos, ma non è il solo, c'è una sistole e un diastole, c'è un'addizione e una contraddizione nella nostra storia. E perché non ascoltare questa possibilità? Perché non ascoltare questa possibilità del logos? Ascolta il logos, diceva Eraclito, no? Perché non ascoltare questo logos d'Europa? Perché non ascoltare il logos dell'Europa dell'arcipelago? Perché non ascoltare questa sua filosofia? Oggi ci sono primi ministri che, per dire quello, ha detto stupidaggini inascoltabili, dice: ma queste sono filosofia. Ma lo sa che la filosofia è il linguaggio dell'Europa? È il linguaggio della scienza europea? Lo sa che filosofia ed episteme in Grecia erano sinonimi, perfettamente sinonimi, filosofia e scienza? E cos'è questa filosofia? Filosofia è attenzione per quello che dice l'altro, filosofia è dialogo, filosofia è cercare di fraintendersi, filosofia è cercare insieme una verità, una veritas indaganda, non una veritas che mi hanno dato, ma una veritas che è sempre da indagare di nuovo. E questo è anche il discorso nietzschiano sulle diverse prospettive, non è semplicemente nichilismo, è che ogni cosa può essere affrontata e deve essere affrontata da diverse prospettive, ma poi bisogna sintetizzarle, accordarle, dialogarle tra di loro. Questo è lo sforzo di filosofia e di scienza. Questo ancora dobbiamo ascoltare. Questo dobbiamo ascoltare come europei, se vogliamo che l'Europa sia ascoltata. O pensiamo che l'Europa possa essere ascoltata nella lotta tra le grandi potenze per che cosa? Per la sua potenza economica, per la sua potenza finanziaria, per la sua potenza militare? Possiamo pensare ancora ad un'Europa egemone su questi piani? Una follia, una semplice follia. L'Europa può essere ascoltata se l'Europa
riacquista questa sua proprio natura filosofica. La natura cioè di un amare il sapere, di un amare la forma che ogni mestiere, che ogni lavoro, che ogni professione ha. Non amarla empiricamente per l'utilità che ci dà, ma per il sapere che esprime dal suo interno. Tutto ciò non è estraneo alle filosofie del tramonto. Le filosofie, le grandi filosofie del tramonto, vedono con estrema chiarezza che un'epoca è finita e che si avvia quell'epoca che Spengler dice di una affermazione della tecnica faustiana nel senso più assoluto del termine. Per Spengler un puro destino, ma Nietzsche parla di un oltre questo, esattamente come ne parlava Leopardi nel pieno della sua disperazione. La possibilità di un oltre, e questa possibilità di un oltre come si configura? Si configura esattamente nei termini di riascoltare il Logos, di riascoltare il Logos nel suo significato originario, più profondo, quello che risuona a partire dal famoso frammento di Eraclito. Ascolta il Logos. Le cose non si danno di cozzo come delle semplici opposizioni. Vi è unità anche nell'opposto, vi è concordia oppositorum. È un grande motivo filosofico, scientifico e teologico proprio della tradizione europea che va riascoltato. E se non lo ascolteremo, e se non sapremo ascoltarlo, beh, sappiamo come andrà a finire. Sappiamo, lo abbiamo già visto, le filosofie della crisi ce lo dicono. Come andrà a finire se non sappiamo ragionare e collegarci? Se non sappiamo vedere dell'Europa un arcipelago, come andrà a finire? L'Europa ce l'ha insegnato. 14-18 ce l'hanno insegnato, quando l'Europa è stata guidata da sonnambuli che non vedevano nessuno dei problemi che ho detto. E lo stiamo ripetendo a livello globale, e lo stiamo ripetendo senza Europa, con un'Europa che non riesce più in alcun modo a ricordare questo suo logos a livello globale. Come finirà? Finirà come ce l'ha detto Karl Kraus, negli ultimi giorni dell'umanità. Ascoltate.